definitive disposte dalla Cassazione per 14 persone arrestate nell'operazione Viceré nel 2016. Raccolta cenere ad Acireale finalmente si fa sul serio, 5 le ditte incaricate per ripulire le strade del territorio. Un compito prestigioso ma oneroso, il vescovo di Acireale, neopresidente della CESI, ha incontrato stamane i giornalisti. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti, cronaca sempre in primo piano, oltre alle condanne dell'operazione I Viceré, tiene banco una maxi operazione dei carabinieri sviluppata questa mattina all'alba. Mister Bianco, arrestate 10 persone per estorsione, spaccio e furto. Torneremo a parlare oggi dei buoni spesa ad Acireale. Il sindaco lì ha sollecitato una relazione agli uffici dopo l'esclusione di un centinaio di cittadini che ne avevano pienamente diritto. Una questione questa sollevata dal consigliere comunale Francesco D'Ambra. Parleremo anche di calcio, giornata di coppa per il calcio dilettantistico, piange la Sicilia umiliata nel doppio confronto con la Calabria, KO sia Trapani che Ragusa. Intanto in Serie D, posticipata alle 15, l'incontro dell'Acireale a Biancavilla di domenica prossima. Andiamo ad aprire, come sentito, con l'operazione I Viceré, condanne definitive disposte dalla Cassazione per 14 persone che erano state indagate nel corso di questa operazione scattata nel 2016. Si ritorna a parlare a Catania e provincia dell'operazione Viceré, che ebbe luogo esattamente 6 anni fa, portando in carcere 106 persone e 3 invece domiciliari. Oltre 500 carabinieri furono impegnati nell'operazione antimafia disposta dalla DDA di Catania, riguardante presunte affiliate al clan Laudani, chiamate a rispondere di vari capi di imputazione. Adesso, su un mandato della Procura di Catania, i militari dell'arma del nucleo investigativo del comando provinciale, con la collaborazione dei colleghi delle compagnie di Gravina, Giarre ed Acireale, hanno così eseguito 14 ordini di carcerazione, uno dei quali riguardante una donna, emessi dall'ufficio esecuzioni penali. Il motivo è stato dato dal pronunciamento della Cassazione, in quanto i provvedimenti emessi nel corso dell'iter giudiziario sono divenuti definitivi, così da disporre l'espiazione della pena disposta per ciascuno in termini residuali, considerando i tempi della custodia cautelare. Gli arrestati sono Filippo Anastasi, 41 anni, pena 10 anni e 8 mesi di reclusione, Alberto Gianmarco Angelo Caruso, 41 anni, 4 anni e 5 mesi, 26 giorni, entrambi ritenuti responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata e plurime estorsioni aggravate. Salvatore Di Mauro, 35 anni, 4 anni, 4 mesi e 18 giorni, associazione a delinquere di tipo mafioso aggravata ed estorsione aggravata. Giuseppe D'Agata, 45 anni, 7 anni e 4 mesi. Giuseppe Fighera, 56 anni, espierà 10 anni. Antonino Fosco, 40 anni, invece 7 anni e 4 mesi. Giovanni Giuffrida, 79 anni, 1 anno, 11 mesi e 24 giorni di reclusione. Concetto Laudani, 50 anni, 1 anno, 11 mesi e 29 giorni. Daniele Mangiaglie, 35 anni, pena detentiva 6 anni. Francesco Antonino Pistone, 59 anni, 12 anni di carcere. Omar Scaravilli, 41 anni, 4 anni e 10 mesi. Maria Scuderi, 61 anni, 2 anni di reclusione. Salvatore Sorbello, 63 anni, anch'esso 2 anni. E Antonino Ventura, 42 anni, 1 anno, 11 mesi e 12 giorni. A questi ultimi 10 è stata riconosciuta solamente l'associazione per delinquere di tipo mafioso aggravata. Le indagini che portarono all'operazione Viceré evidenziarono come il territorio della provincia catanese fosse gestito da gruppi locali radicati nel territorio in maniera autonoma, seppure connessi ai vertici dell'organizzazione per le questioni più importanti. Gli arrestati sono stati trasferiti nelle carceri di Catania Bicocca, Augusta, Caltanissetta, Siracusa e Agrigento.
Un altro duro colpo dei carabinieri è stato inferto a un gruppo di Mister Bianco, 10 le persone indagate per estorsione, spaccio e furto. Utilizzato un metodo tipicamente mafioso, ma i 10 non farebbero parte di un clan a tutti gli effetti. Vediamo. Il metodo è quello tipicamente mafioso. Intimidazione e violenza. Ma agli indagati non è stata contestata l'associazione mafiosa, ma solo il reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso. I carabinieri di Catania e Mister Bianco hanno arrestato 6 persone e notificato 4 obblighi di dimora ad altri 4 indagati. L'operazione di polizia, regolarmente svoltasi nel cuore della notte, è da considerarsi come risultato concreto e tangibile di una intensa e delicata attività di indagini che è stata avviata ad ottobre del 2020 e conclusa qualche mese dopo da parte dei militari della tenenza di Mister Bianco con il coordinamento della Procura distrettuale antimafia Etnea. Le indagini hanno fatto luce su estorsioni a imprenditori locali, compresi i titolari di un'autocarrozzeria e di una concessionaria di auto, ma anche a privati cittadini, vittime inizialmente di furto di veicoli e successivamente di estorsione con il metodo del cavallo di ritorno. Per riavere il loro veicolo si rivolgevano a intermediari che ne garantivano la restituzione dietro il pagamento di denaro. Dall'inchiesta sarebbe emerso un clima di pesante assoggettamento ed omertà, in cui le vittime di estorsioni erano costrette a versare mensilmente somme di denaro per tutelarsi da eventuali danneggiamenti alle proprie attività commerciali. Tangenti sostiene la direzione distrettuale antimafia di Catania, destinate al sostentamento dei sodali detenuti in carcere, ora investite in altre attività criminali, soprattutto nell'acquisto e nello spaccio di marijuana e cocaina. In conclusione, è stato anche accertato il coinvolgimento di alcuni indagati in altre attività delittuose, ed in particolare nella detenzione, ma soprattutto nella compravendita all'ingrosso di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, evidentemente destinati al rifornimento delle numerose piazze di spaccio presenti a Catania, ma anche nell'Interland. Dagli atti, sottolinea la Procura distrettuale di Catania, emerge la poliedricità criminale di Giuseppe Strano, 55 anni. Per lui ordinanza di custodia cautelare in carcere al pari di Emanuele Bonaccorso, di 35 anni. Gaetano Agatino Murabito, di 49, Daniele Francesco Ventimiglia, di 25, Roberto Boncaldo, di 57, Giovanni Edoardo Caruana, di 30. A questi ultimi due il provvedimento è stato notificato in carcere, dove erano già detenuti. Altri 4 indagati sono stati sottoposti all'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione dalle 20 alle 6 del mattino. Un arresto anche ad Acireale: un giovane spacciatore è stato beccato dai carabinieri mentre effettuava una consegna, una partita di droga. Si tratta di un 23enne del posto. Il giovane ha richiamato l'attenzione dei militari poiché, mentre percorreva a piedi una strada del centro, ha assunto un comportamento assai sospetto, mostrando agitazione alla vista dei carabinieri. Colto con la marijuana in mano, non gli è rimasto altro da fare che consegnare spontaneamente ai militari l'involucro che conteneva 45 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha poi consentito ai carabinieri di rinvenire sul tavolo all'ingresso, apparecchiato per le consegne, un bilancino di precisione e 2 involucri di carta d'alluminio che conteneva marijuana. A quel punto il giovane ha poi deciso di consegnare spontaneamente altre 5 dosi già pronte di marijuana e cocaina. Ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, torniamo con gli altri argomenti di giornata. Il diritto all'informazione e il dovere di darla sono l'essenza della democrazia ed un principio scolpito nella nostra Costituzione. Informare è un dovere. L'informazione è un diritto. Non uccidetela. Il
Il centro analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Le analisi vengono effettuate in sede. Il centro analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Promozione famiglia. Tatto marchio ottica e fotografia Oxo ad Acireale. Con l'acquisto di un occhiale con lenti antiriflesso ottieni due bonus. Promozione famiglia. Acquista un occhiale con lenti antiriflesso. Avrai subito due bonus. Tatto marchio ottica e fotografia Oxo ad Acireale in corso Italia 18 A e B. Promozione valida fino al 31 marzo 2022. Regolamento interno al punto vendita. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Farmacia Cipriani, se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato 8.30, 20.30. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Da sabato fino a venerdì prossimo, aperti anche la notte. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Home Store, sentirsi a casa. Oggi, con sconti fino al 50%. Sconti fino al 50% sull'abbigliamento uomo, donna, bambino, le calzature, l'intimo, gli accessori. Nel reparto home, tantissime novità. Lenzuola, trapunte, tende, accessori per la casa. Grande assortimento di abiti per la cerimonia. Home Store, ad Acireale, ingresso da viale Cristoforo Colombo 46 o da via Sclafani 59. Aperto anche la domenica. Ampio parcheggio. Il mondo si merita di più. Meno giri a vuoto e più carica. Meno noia e più coraggio. Less Normal, More Mocha. Nuovo Opel Mocha, benzina, diesel o 100% elettrico. E con nuovo Opel Mocha ti aspetta un anno senza pensieri. Ricarica illimitata, manutenzione RCA sono incluse. Info su opel.it. L'energia di domani è Opel. Simply Electric. Concessionaria Opel Gidauto. A Riposto, sulla strada statale 114, chilometro 70,78. E a Catania, in via Vitaliano Brancati. Raccolta cenere ad Acireale, ne abbiamo parlato nei titoli di apertura, finalmente si fa sul serio, 5 le ditte al lavoro. È cominciata ieri la raccolta della sabbia vulcanica ad Acireale. Dopo l'ultima caduta di cenere, era il 21 febbraio, l'amministrazione comunale acese si è attivata per rimuovere i residui dalle strade. 35.000 euro messi a disposizione dal settore ambiente per l'intero territorio. Il servizio di rimozione è stato così affidato a 5 ditte esterne che da ieri si sono messe al lavoro. Le operazioni, coordinate dall'assessore alla protezione civile Salvo Grasso e dall'ingegnere Giuseppe Torrisi, caposettore del Dipartimento di Protezione Civile, si articoleranno in maniera specifica. Innanzitutto si procederà a rimuovere i cumuli di sabbia e i sacchetti di plastica in tutto il territorio, a cominciare dalle frazioni più colpite, come Guardia, dove la raccolta è cominciata martedì, e Santa Tecla. Per ciò che riguarda le strade del centro, invece, come si evince dalle immagini, si sta già provvedendo ad una rimozione totale della cenere. I lavori proseguiranno per almeno 10 giorni e, come spiega l'assessore Salvo Grasso, le operazioni si svolgeranno principalmente nelle ore notturne. Sì, stiamo proseguendo le operazioni di pulizia dalla cenere vulcanica, la rimozione dei sacchetti sono fatte principalmente nelle ore notturne. Purtroppo ci sono alcuni disagi, appunto perché chiediamo che vengano spostate le macchine, ci sono tutti i segnali, non sempre questi segnali vengono rispettati e quindi alcune volte ci sono dei ritardi, però stiamo intervenendo in maniera, secondo me, piuttosto celere.
E a proposito di segnali di divieto di sosta, per la nostra rubrica Il Cittadino Segnala, riceviamo oggi delle lamentele dei residenti di Via Piemonte, dove nella giornata di ieri erano stati apposti dei segnali di divieto di sosta per permettere la rimozione della cenere. Dalle 7 alle 17 di ieri in Via Piemonte, ci dicono i residenti, vigeva il divieto di sosta al fine di rimuovere la cenere dalle strade, ma così non è stato perché la rimozione è avvenuta soltanto stanotte intorno alle 3. E di fatto, con alcune autovetture regolarmente in sosta, la strada non è stata pulita del tutto. Se il marciapiede risulta dunque pulito, la stessa cosa non può essere detta per alcuni tratti del manto stradale. La Sogip, Servizi Acqua e Gas Metano, comunica alla cittadinanza di Santa Venerina che a causa di una perdita verificatasi sulla condotta idrica Pavone, domani sarà interrotta l'erogazione idrica per l'intera giornata nel centro urbano di Santa Venerina, nella zona Monacella. Quindi problemi che si stanno risolvendo. Mancherà l'acqua domani in queste zone del centro urbano di Santa Venerina. Ad Acireale ancora un risarcimento piuttosto consistente che viene fuori dalle casse del comune, ponendo così fine ad una vicenda che si trascinava esattamente da 10 anni. Alla base di tutto, come sovente capitato, una caduta rovinosa da parte di un pedone. A finire per terra, nel periodo di carnevale, era stata una signora cinquantenne all'epoca dei fatti, a seguito di una buca piena di coriandoli presente nell'asfalto mentre stava percorrendo la via Paolo Vasta, angolo con piazza Porta Cusmana. Un contenzioso, come detto, che si trascinava da tempo con il giudice del Tribunale di Catania che, per chiudere il tutto, ha proposto un possibile accordo fra le parti considerato equo. La vittima dell'accaduto aveva richiesto una somma di 25.000 euro per le conseguenze riportate. Il giudice, nel suo tentativo di conciliazione, ha messo sul piatto 10.000 euro totali, oltre le spese per il CTU, quantificate in 665 euro, importo così di 10.665 euro, alla fine accolto dalle parti e liquidato soltanto di recente, dopo appunto vari solleciti effettuati dalla persona interessata. Buoni Spesa. Ad Acireale il sindaco lì ha sollecitato una relazione agli uffici dopo l'esclusione, a quanto pare per un inghippo, di 160 cittadini aventi pienamente diritto. La questione è stata sollevata dal consigliere comunale Francesco D'Ambra nell'ultima riunione di consiglio comunale. Buoni Spesa da Cireale. La questione, vista la sua importanza per tanti cittadini che versano in una precaria situazione economica, rimane ancora al centro del dibattito locale. La vicenda è stata sollevata in consiglio comunale da più parti, primariamente dal consigliere Francesco D'Ambra, sulla base delle lamentele e dei disagi riscontrati nella cittadinanza per un inghippo avvenuto negli uffici nella fase di raccolta delle domande di adesione. Una questione che ha visto subito intervenire il sindaco Stefano Alì, sollecitando in tal modo la formulazione di una dettagliata relazione al fine di conoscere pienamente la vicenda. Sul fatto che 160 cittadini siano rimasti fuori dalla concessione dei buoni spesa, pur avendo le carte in regola, vede così il consigliere Francesco D'Ambra prendere posizione, sostenendo perciò come non possa passare inosservato quanto accaduto, a quanto pare da legare a problemi informatici. La cosa più grave, a modo di aggiungere D'Ambra, è che ci si è accorti di ciò solo dopo la consegna alle famiglie dei dispositivi PIN e delle relative somme, per cui si interroga su chi ha sbagliato e da dove ora usciranno fuori le somme da destinare agli aventi diritto. D'Ambra quindi chiede chiarezza, stigmatizzando sulla scelta conseguenziale relativa alla scadenza del 15 marzo per procedere agli acquisti dei beni, sperando in questo probabilmente di recuperare qualche spicciolo rimasto nei bonus spesa. Ciò mi sembra indurre l'utenza ad un atteggiamento più di spreco che di reale necessità, apprezzando comunque, ha concluso D'Ambra, il pronto interessamento del sindaco Alì sulla delicata vicenda.
Sin dalle prime ore del mattino, a cura di una ditta specializzata con l'ausilio di personale comunale, è stata avviata ad Acci Catena la potatura degli alberi lungo le vie Etna, Galileo Galilei e in tutta la zona dove si svolge il tradizionale mercato settimanale. L'attività, programmata e predisposta da tempo, curata dall'assessore al verde pubblico Annette Pagano, bonificherà l'intera area del mercato che si tiene ogni mercoledì. Da moltissimi anni, credo dalla mia precedente sindacatura, ha commentato il sindaco Nello Oliveri, non si effettuava una potatura simile nella zona. Mi dicono dagli uffici che la tecnica adottata per potare gli alberi mette in sicurezza le stesse piante e i pedoni. Nelle giornate di vento, infatti, spesso si staccano rami, creando non pochi problemi per chi transita nei pressi del viale alberato, così il sindaco Oliveri. Adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Stasera al teatro. Vantaggiosi, strepitosi, incredibili. Questi sono gli aggettivi più usati per i saldi. Da Ulisse sono semplicemente veri, perché esponiamo come sempre il prezzo con a fianco la percentuale di sconto di risparmio reale. Fate un salto da Ulisse, oggi conviene ancora di più. Scarpe, abbigliamento, valigie e accessori. Ulisse, via Lazzaretto, svincolo autostradale a Cereale. Saldi veri. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione dell'offerta in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutto cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno, la Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Terza parte del nostro giornale. Al Palazzo Vescovile di Acireale stamane incontro con il Vescovo Raspanti per parlare della sua nomina, recente nomina alla presidenza della Cesi, ma anche per parlare di migranti e della possibile ripresa delle processioni religiose. Diocesi di Acireale su un gradino più in alto rispetto alle altre presenti in Sicilia. Chiunque oggi viene incontrato all'interno del Palazzo Vescovile non nasconde la felicità nell'aver appreso da martedì la nomina del Vescovo Antonino Raspanti alla presidenza della Conferenza Episcopale Siciliana per i prossimi 5 anni, subentrando a Monsignor Salvatore Gristina, che ha concluso il suo mandato.
Un riconoscimento prestigioso ma anche oneroso, ha detto Raspanti incontrando i giornalisti, spiegando nel dettaglio quale sia il suo compito all'interno della conferenza dei vescovi, coordinare i lavori che ogni diocesi fa per conto proprio con le chiese che allo stesso tempo devono essere unite per un unico obiettivo. Faccio l'esempio quello dei migranti o adesso quello dell'accoglienza dei rifugiati politici o rifugiati di guerra e simili. In questi casi l'unione fa la forza, riuscire a mettersi insieme, riuscire a parlarsi dei territori che sono confinanti, parlare con una voce unica nei confronti delle autorità civili come anche della società, per esempio è molto utile, è molto comodo e fa sì che l'azione finale sia molto più efficace. In questo caso il Presidente ha un compito di rappresentare tutti, ma dopo che ha ascoltato tutti, dopo che i Vescovi, dopo che raccoglie il consenso di tutti, e cerca di dare voce o di indirizzare insieme agli altri il lavoro comune, le azioni comuni e possibilmente renderli così più efficaci. Nel documento finale della sessione primaverile della CESI riunita a Palermo si è parlato anche di una possibile ripresa delle processioni religiose interrotte a causa della pandemia. Processioni che potrebbero riprendere a partire dalla Domenica delle Palme, ma vi sono ancora alcune regole da stabilire. Abbiamo aperto la possibilità che finora tenevamo chiusa per ovvie ragioni di pandemia. Naturalmente non siamo i soli decisori, il parroco o il vescovo, il parroco non è il solo decisore di quello che si può fare, proprio perché anche se finirà lo stato di emergenza il 31 marzo, non è detto che alcune misure restrittive non dovranno continuare ad essere attuate nel momento in cui si dovessero creare grosse folle messe insieme. E qui dipende dalle autorità locali, che dovranno dialogare, con le quali dovranno dialogare i parroci e le varie confraternite o comitati che organizzano, perché per capire spazi, dimensioni della manifestazione. Una cosa è una manifestazione di 5.000, 10.000 persone, altra è quella di 500.000 persone. E in quali spazi tutto questo accade? In quali tempi? Altro è una processione che dura 2 ore, altro è una che ne dura 20 di ore. Quindi ci sono comunque delle regole che andranno osservate e per le quali bisogna impegnarsi a vigilare. Naturalmente lo faremo insieme alle autorità, sia sanitarie, sia di pubblica sicurezza e ai sindaci naturalmente. Dalle processioni religiose il neopresidente della CESI, Raspanti, si è spostato a quello dei migranti, facendo riferimento alla Carta di Firenze firmata settimane fa tra vescovi e sindaci a conclusione del convegno Mediterraneo Frontiera di Pace, che ha visto anche la presenza di Raspanti nella veste di vicepresidente della CEI. Per quanto possibile vorremmo tutti operare affinché le politiche delle varie nazioni sui migranti rispettino tutti i diritti fondamentali dell'uomo, tutti i diritti, proprio perché purtroppo ci accorgiamo da testimonianze vive che non sempre tutti questi diritti vengono veramente rispettati, ma talvolta la dignità delle persone viene veramente calpestata, se non a volte purtroppo i cimiteri, si muore in mare. Tra i migranti oggi si aggiungono donne, uomini, bambini e anziani che fuggono dall'Ucraina. La Chiesa italiana e la Chiesa siciliana insieme stanno lavorando per mettere in moto la macchina dell'accoglienza. Non si prevedono enormi numeri, almeno per adesso in Italia, però alcune decine di migliaia li ospiteremo in tutta Italia. Noi non so quanti potremmo, si suppone che qui in Sicilia potremmo avere una ricettività di alcune migliaia e anche la nostra diocesi farà la sua parte, sta già avanzando ipotesi numeriche, non so se raggiungeremo almeno il centinaio, tra strutture e qualche accoglienza anche diffusa. Faccio appello, è l'occasione perché io faccio appello, perché anche singole famiglie che vogliono accogliere anche piccoli numeri, 1 o 2 persone, o hanno qualche casa sfitta, qualche casa in buone condizioni da poter ospitare, si segnalino alle nostre Caritas, alla nostra in questo caso dei Cireale, o anche Catania, insomma alle nostre Caritas, perché così raccordandoci anche con i sindaci e gli assistenti sociali del comune possiamo predisporre un numero che serve al prefetto per poi indirizzare chi arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane.
Terminato l'incontro con la stampa, il vescovo Raspanti ha poi incontrato il sindaco Stefano Alì e i componenti del comitato Acireale Dona. Al centro della riunione, ancora in corso, la ripartizione delle somme raccolte nell'ambito dell'iniziativa appunto Acireale Dona, scattata all'indomani dell'emergenza sanitaria della pandemia. Ulteriori approfondimenti nel corso della prossima edizione del nostro TG in onda domani. Da oggi pomeriggio intanto e per tutto il fine settimana sarà possibile invece contribuire alla raccolta in favore della comunità ucraina, raccolta organizzata dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Aci Sant'Antonio. Il centro raccolta è stato allestito in via Vittorio Emanuele e resterà aperto oggi e domani dalle 16.30 alle 19.30, poi sabato e domenica dalle 9 a mezzogiorno. Si potrà contribuire con farmaci e materiale di primo soccorso, dai lacci emostatici alle bende sterili, dalle creme per ustioni a siringhe, dal cotone idrofilo ad antinfiammatori e disinfettanti. Chi vorrà potrà donare anche coperte, scarpe, lenzuola, biberon, pannolini, prodotti per l'igiene personale, batterie, torce, sacchi a pelo o cibo a lunga conservazione. E domani dalle 10 alle 12 gli alunni delle scuole di Giarre e Riposto si mobiliteranno per la pace in Ucraina, una manifestazione promossa dalle parrocchie del quarto vicariato e dai comuni di Giarre e Riposto per urlare insieme no alla guerra. Un lungo corteo cui potranno prendere parte anche cittadini e associazioni muoverà da Piazza Duomo a Giarre attraverso Corso Italia, approderà in Piazza San Pietro a Riposto, dove la manifestazione si concluderà con il saluto dei sindaci e una preghiera per la pace. Calcio, Coppa Italia indigesta per le siciliane di Serie D e del torneo di eccellenza. Il Trapani viene eliminato dal Cittanova, il Ragusa ne prende 4 all'Ocri. Il mercoledì di Coppa in Serie D ed eccellenza non porta buone notizie per il calcio siciliano, uscito con le ossa rotte dal doppio confronto con le calabresi. In Serie D il Trapani, ultima siciliana rimasta in lizza nella competizione, esce dalla Coppa per mano del Cittanova, che si porta in vantaggio subito grazie a Meola che conclude in rete una bell'azione personale di Maggio. Trapani troppo leggeri in attacco con il solo De Felice da andare vicino al gol con una stoccata da fuori area. Nella ripresa il Cittanova potrebbe allungare, ma Bonanno tiene in gioco i siciliani facendosi parare un calcio di rigore. Poi il Trapani finisce anche in 10 per il rosso diretto a Barbara, che si vendica di un brutto fallo non fischiato ai danni di un suo compagno, commettendone uno ancora peggiore. Con gli avversari in 10 il Cittanova ha buon gioco a portare a casa il minimo vantaggio, andando però vicino al raddoppio ancora con Meola. Calabria amara anche per il Ragusa in Coppa Italia di eccellenza. Gli Blay, con la testa già alla partita di domenica contro l'Igea, compromettono il passaggio del turno rimediando 4 gol all'Ocri. Vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo grazie a Luca, che conclude nel migliore dei modi un contropiede impostato da Romero e rifinito da Leto. Ragusa impalpabile, solo Maimoni impensierisce il portiere di casa con una punizione delle sue. Nella ripresa gli Blay affondano a causa del fuoco amico, inguardabile l'uscita di Di Martino con Martinez che inzacca il 2-0, ancora Di Martino protagonista in negativo sulla bella azione di Carrella, il portiere si fa infilare sul suo palo. La Quaterna porta la firma di Pagano su assist di Luca, Di Martino questa volta non ha colpe. Servirà un'impresa ai biancazzurri per ribaltare questo passivo così pesante e passare il turno nella gara di ritorno. In programma giorno 16 marzo, stessa data in cui si giocherà anche l'andata della Coppa Italia di promozione con il Real Aci in campo a Resuttana contro il San Lorenzo. E a proposito di date e orari, in Serie D due partite saranno spostate di orario e di giorno questo fine settimana. Si giocherà sabato alle 15 il derby tra Portici e Real Aversa, la Acireale affronterà Biancavilla sempre alle 15 però domenica. Andiamo a chiudere con le previsioni meteo per domani. Cielo poco nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio, piogge e rovesci anche temporaleschi in serata. Temperature, le massime si attesteranno sui 13 gradi, le minime sui 6. I venti saranno moderati, il mare poco mosso.
Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione. TG Reporter torna domani, una nuova edizione a partire dalle 13:40. Buon proseguimento di serata.